Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di Calabria News 24. Io sono in compagnia di un ospite graditissimo, si tratta di Roberto Manfredi, uno degli autori italiani più importanti, lo diciamo perché è così. Benvenuto Sì, Roberto. grazie per l'importante, grazie a voi, sono molto contento di essere qua. Grazie, grazie per aver accolto il nostro invito. Sei arrivato da poco in Calabria perché Ieri stasera ci sera, sarà sì, ieri sera. un'iniziativa importante, ma andiamo per gradi. Le tue collaborazioni trentennali con autori, con appunto artisti e cantautori straordinari, da De Andrea a Iannacci, da Genova fino a Milano inizia la tua avventura. Sì, ci sono arrivato per caso nella discografia, nel senso che io disegnavo copertine di dischi, eccetera. Poi un giorno Cesare Monti, che era il grafico delle copertine di Lucio Battisti e di tanti altri, mi disse, ricordo ancora la telefonata, mi disse, ti combinerò un appuntamento che cambierà la tua vita. E mi fece incontrare con Tony Casetta, che era un discografico di quelli che non ci sono più, uno che girava col sigaro e una fiaschetta di whisky nella tasca, E ti è cambiato la vita questo incontro? proprietario di un castello, del castello di Carimate, che era il discografico di Fabrizio De André, eccetera. E io entrai lì a fare il promoter dei primi dischi di Fabrizio De Quindi per André, te è stato, diciamo, è stato un giovanissimo. esordio che poi ti ha portato ad una carriera molto molto interessante. Bah, dopo, sì, fino agli anni 80, poi dopo negli anni 80 ho scoperto che la discografia si stava andando al fallimento totale, perché c'era già la politica delle multinazionali e le consociate si rubavano i soldi fra di loro, per cui insomma ho scoperto delle cose un po' bizzarre e ho detto qua mi sa che la discografia entro 10 anni fallisce completamente. Quindi sono passato un po' alla televisione, occupandomi come autore televisivo e via, 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 poi Ecco, insomma. ricordiamo le trasmissioni più importanti perché ce ne sono state di tante e ce ne sono ancora. Dunque, no, ma io in realtà ho fatto siccome ho concepito questo lavoro sempre come ricerca, come esperienza, quindi sono saltato da programmi per bambini a programmi scientifici fino ai programmi di Antonio Ricci, tipo Lupo Cioè, signori, Solitario. parliamo di Antonio Ricci, soltanto il grande Sono Antonio finito Ricci. allora con i comici, con Zuzu e Gaspare, eccetera. Poi a un certo punto ho Un'altra detto trasmissione molto interessante, no. Sì. eccezionale veramente. Eccezionale veramente, il grande merito della trasmissione è che ho conosciuto i Calabroni, che hanno partecipato Ora sveliamo il trucco, ora sveliamo il nella prima trucco. edizione, infatti sono qui grazie a loro che E mi hanno allora, in invitato. realtà Roberto Manfredi è qui in Calabria perché stasera ci sarà uno spettacolo dal titolo Scanzonata. Esatto. Scanzonata che cos'è? Scanzonata è l'ultimo lavoro, è questo libro, Scanzonata è appunto l'ultimo lavoro di Roberto Manfredi, la canzone umoristica e satirica italiana da Petrolini a Caparezza. Che c'è da dire? C'è scritto tutto in questo sottotitolo. In realtà stasera ci Sì. sarà all'Officina delle Dove? Arti su Cosenza questo spettacolo con i Calabroni. E tu, Sì. ovviamente, che ruolo hai in No, questa ma io faccio il situazione? narratore, nel senso che da questo libro io, siccome le presentazioni dei libri nelle librerie, eccetera, sono un po' noiosette, allora ho detto, no, io faccio uno spettacolo, per cui è uno spettacolo che cambia a seconda della città in cui vado, perché spesso mi porto degli amici ospiti dietro. Spiegati cosa succede, che A bizzarrie Milano, al Teatro porti Parenti, avanti. è venuto Rocco Tanica, di Elio le Storie Tese, poi è venuto Jerry Bruno, dei Brutus, che era un Quindi è una gruppo mitico. presentazione animata in realtà. Parliamo, facciamo vedere dei filmati e poi si suona. Quindi Bellissimo. a Milano è durato 3 ore, poi a seconda di dove si va, dell'ospite che c'è, insomma abbiamo tempi un po' più ridotti. A Macerata è venuto Stefano Nosei, a Bologna gli Schiantos, dipende insomma, dipende Insomma, dagli crei una amici. notevole comitiva per presentare Vediamo questo la libro. comitiva, si racconta la loro storia, parte del libro. E io racconto delle cose che gli italiani si sono dimenticati o non O che non sanno o conoscono. che non Vogliamo conoscono. fare una breve sinossi del libro? Che cosa. Vabbè, anche se il sottotitolo ovviamente lo dice, la canzone umoristica e satirica italiana da Sì. Petrolini a Caparezza, chiaramente. Allora E ce ne io. passa da Petrolini a No, Caparezza. perché da discografico io ho avuto l'occasione di lavorare con Oriondino, con Benigni, con Paolo Conte, con Iannacci, con Gaber.
Quindi è un mondo che io conosco abbastanza bene. Direi. E ho scoperto, era un po' il mio pallino, insomma, scrivere un libro così, e ho scoperto che la discografia italiana è nata con un disco comico. Cioè, il primo disco assoluto uscito in Italia, la prima registrazione fonomeccanica, si chiama Arisa, ed è una canzone di Berardo Cantalamessa, che era uno speaker radiofonico, uomo di teatro, che scrisse Arisa, che in napoletano significa la risata. Infatti, Straordinario, il quindi Roberto c'è ritornello. proprio una ricerca Sì, alle sì, sì, sì. origini, quindi, ma All'origine, molti non possono conoscere queste all'origine. No, però la informazioni. discografia italiana, ci tengo a dire, è nata ridendo, poi è morta piangendo con Sanremo, ma questo è E un altro oggi discorso. è KO, la discografia italiana. Sì, KO perché ormai si canta solo in inglese, Terribile. vedi X Factor, ultima edizione, dove la mia amica Mara Maion, che è l'unica che fa cantare in italiano. Ma muore per un fatto globale, nel senso che è morto il disco, nel senso che ormai è Ecco così, Roberto, io insomma. non posso non chiedere, diciamo, non Non chiederti, è questa solo un cosa fatto sembra. italiano, voglio No, dire, anche in assolutamente America no, ma ormai i il disco è talent hanno sfondato. distrutto la musica italiana perché ci sono questi, diciamo, queste nuove leve che in realtà non hanno storia, non regalano emozioni, ci offrono questi tormentoni del momento, sono messi in una centrifuga di notorietà e poi muoiono, tranne per casi eccezionali, quando qualcuno ovviamente ha una buona stella che li guida. È l'unica chance che adesso c'è, Ma questa si cosa è molto presume che triste, sia. Poi però. in realtà non è vero perché il vero artista del talent è il talent stesso, nel senso che è il programma. Poi Capisco, l'anno certo. dopo ne arriva un altro, quindi non si ha neanche tempo di fare repertorio. Cioè, Lucio Dalla ci ha messo. L'RCA ci ha messo 20 anni prima di imporlo sul mercato. Ci hanno creduto per 20 anni e poi è esploso Ma poi che fine con. fanno questi ragazzi, Roberto? Dunque, diciamo che una volta l'artista nasceva in strada e poi finiva in televisione perché aveva un successo. Adesso succede il contrario, cioè Assolutamente. nasce in televisione e poi finisce per Finisce per strada. strada. Mi È dispiace, molto però è una consolatorio. metafora abbastanza Ma è vera. triste, ma è così. Comunque, allora, ritorniamo a scanzonata lo spettacolo. Lo spettacolo di stasera, quindi i Calabroni ti hanno incastrato in questa Mi hanno avventura. incastrato, hanno formato anche Ricordiamo un'orchestra. chi sono questi Calabroni calabresi. Io conosco Eugenio Eugenio Emanuele Emanuele, Gagliani. detto Calabroni, che è un titolo bellissimo. Come sei rimasto coinvolto in questa Ma ci siamo storiaccia dei iscritti perché io ho fatto Calabroni? poi un programma radiofonico, perché a me piace scrivere i libri e poi trasformarli in qualcos'altro. Siccome gli italiani non leggono più, o Purtroppo leggono no. molto poco, allora il libro diventa uno strumento per fare o un programma radiofonico, o televisivo, o uno Per fare spettacolo. cultura, Sì, Roberto. perché poi mi diverto, eccetera. Allora ho fatto un programma sulla radio svizzera italiana che si chiamava Scanzonata e la sigla l'ho fatto fare, l'hanno composto i Calabroni, che è un pezzo musicale che assomiglia molto a pezzi di Paolo Conte, di Rodolfo De Angelis. Hanno catturato un po' lo spirito della canzone nella sigla radiofonica. E qua è nato un bel rapporto, siamo amici, ci scriviamo spessissimo. E quando mi hanno invitato, ho detto: Roberto, devi venire qua. Allora ho detto: Vengo subito, Questo è dico un po' più con scherzo. l'accento Sì, no, catanzarese. scusate, io Roberto, però è mi è cosentino. venuto spontaneo, Ma ma è non chiaro. volevo, chiedo No, scusa al ci mancherebbe. popolo So che anche i catanzaresi sono calabresi. Roberto, ecco, tu conosci tanti artisti straordinari, tra i più grandi, ovviamente. Ma come sono gli artisti calabresi, quelli che ovviamente hai conosciuto, Ma io ho nel corso della tua conosciuto. carriera? No, io in realtà adesso non ricordo perfettamente, però Rino Gaetano l'ho conosciuto. Quando lavoravo all'RCA ho avuto modo di conoscerlo, anche se lui parlava romano, perché insomma, Sì, comunque perché ha stando sempre a vissuto Roma, a Roma. Quindi molto simpatico, fa parte del libro, gli ho dedicato quasi lo un troviamo capitolo. qui. Certo, assolutamente sì. E poi non so, adesso non mi sovviene. Non lo Ci basta Rino però insomma Gaetano. Rino fa per tutti Sì, direi assolutamente sì, è ancora un mito purtroppo non certo vivente, però le sue canzoni sono ancora straordinariamente attuali e amate da tutte le generazioni perché le sono quei cantiamo testi noi, evergreen quarantenni, sì. Il esatto, non muoiono mai. bello di questo libro è che io parto molto dal significato delle canzoni, cioè dal testo più che dalla musica, e
E ho scoperto che questi testi sono assolutamente contemporanei, cioè non te regge più, cambiando solo qualche cognome, perché lì parlava di Tardelli, di Rossi, di Berzotto, dice, ecco, basta Basta metterci cambiare. Ventura, Esattamente. Tarecchio, e improvvisamente Berlusconi, il Renzi. testo è Certo, assolutamente attuale. contemporaneo. Così come Tu vuoi fare l'americano, che stasera parleremo anche di questa canzone, che è la seconda canzone napoletana più conosciuta nel mondo, dopo Sole Mio, perché era colonna sonora di grandissimi film come Il talento di Mr. Ripley, dove c'è Matt Damon che la canta, Main Street di Scorsese, La Baia di Napoli in cui la canta Sophia Loren, cioè, quindi nei film hollywoodiani c'è Tu vuoi fare l'americano. Se pensiamo all'italiano oggi che vuole fare l'americano, per esempio a te che ti viene in mente? Chi mi viene in mente? Tu vuoi fare l'americano? Mi sa che non lo Certo, posso no, dire, lo lo devi posso dire. dire, e No, certo lo devi dillo dire. tu, Allora, dillo tu. Renzi, Perché io l'ho detto prima. che parla l'inglese Sì, malissimo come malissimo, me, malissimo. Marchionne, che ha portato la Fiat addirittura in America, Briatore, che crede di essere Trump, non lo so, cioè, ecco, Totti addirittura, che adesso Su Totti non sono fa il informata, io il testimone, calcio fa siamo il proprio per. testimone di un presidente È vero, americano, no? sì. No, Quindi, già me e poi ci come sono i sono poco ragazzi informata. di X Factor che pensano di fare gli americani e cantano in E ci inglese. sarebbe tanto, Malissimo. tanto, tanto da dire, purtroppo. Non abbiamo molto tempo, però ecco, io ti voglio salutare, ringraziandoti appunto per essere Ringrazio stato voi. con noi. Certo. Chiaramente adesso mi dovrai dire quali saranno i tuoi prossimi impegni dopo stasera, chiaramente, dopo questo trauma con i calabroni. Adesso dunque, siccome la televisione di intrattenimento sta morendo, come la discografia degli anni Ottanta, vediamo i dati di ascolto di alcuni programmi blasonatissimi come Domenica In o quello di Fazio, stanno andando a picco. Allora io mi sposterò a fare documentari e film con una casa di Molto produzione interessante. che nasce in questi giorni, si chiama Produttori Associati, che guarda caso era l'etichetta discografica in cui io ho iniziato a lavorare 35 anni fa. È destino. Quindi tutto torna, vedi, cioè, i È corsi e destino. ricorsi storici è meraviglioso. Grazie Roberto, grazie per averci raccontato anche se in minima parte la tua Sì, carriera straordinaria. no, Grazie. grazie Grazie, ricordiamolo l'appuntamento di a voi. Sì, stasera. stasera alle 21, Osteria delle Arti, via Carducci. Anche la via, sa, I Carmine. calabroni suoneranno, io faccio un po' il narratore, poi improvviseremo un E po', insomma. ricordiamo Scanzonata di Grazie. Roberto Manfredi. Vi Grazie. aspettiamo, ciao. Grazie mille. Grazie Roberto Manfredi. A più tardi.